Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovo video. Oggi vi porto quello che secondo me è il sentiero più bello che abbiamo in zona, che ho qui vicino a casa, ossia Imperia Oneglia. Il sentiero si trova sulle alture, sulla cresta tra Borgo Sant'Agata e Bestagno. Ora sono veramente di fretta, devo far veloce, quindi sono con la bici elettrica. Il giro è veramente cortissimo e la discesa si arriva quasi a 10 minuti di discesa, quindi è bello godibile nonostante il giro sia relativamente corto. Qui in descrizione, qui sotto, vi lascio la traccia GPS di questo giro. Per salire fin qui, per farvela breve, bisogna andare a Borgo Sant'Agata. Per chi non lo sapesse, ad Imperia bisogna andare in direzione ospedale e poi, una volta arrivati dalla rotonda piccola dell'ospedale, dall'incrocio dell'ospedale, tenere la destra. Se si va a destra, si prosegue per questa strada dove sono io adesso e si va verso Sant'Agata. Uscita molto veloce che servirà sì per farvi vedere il sentiero di Borgo, ma soprattutto anche per testare qualche nuova cosa. Infatti sono con il casco integrale e chi ha seguito un po' gli ultimi miei video, gli ultimi sviluppi, sa che ho avuto un po' di peripezie con la GoPro per montare la GoPro nelle gare. Un po' ci hanno messo del mio, un po' ce l'hanno messo i giudici. Spero di aver risolto per le prossime gare. Quando arriverò in cima, prima del sentiero, vi farò vedere come ho modificato il mio attacco per la GoPro. Una cosa molto semplice, però spero di aver risolto. Il sentiero, come detto in precedenza, parte dalle case dei tedeschi, dette così ad Imperia. È un gruppo di case che è in cresta proprio tra Sant'Agata e Bestagno, e scende, il sentiero taglia tutto, rimane un po' in cresta, pezzo un po' pedalato, e poi si butta giù verso Borgo d'Oneglia, verso il fondovalle. Sentiero tecnico, c'è un po' di tutto. Ed eccoci arrivati in cima. Come vedete, panorama mozzafiato. Come vi dicevo, testerò questo attacco per la GoPro che finalmente è montato sul frontalino del casco. È semplicemente un pezzo di plastica fatta con la stampa 3D e sagomata per essere montata su questo frontalino. Sembra che sia veramente uscito un bel lavoro. L'unico mio dubbio è che sia un po' in mezzo alla visuale, alla mia visuale, sia un po' troppo giù, però adesso vedremo come va. E altra cosa che testo è la nuova mascherina che mi ha regalato lo store dell'Enduro World Series. Ho preso un libro in cui si celebrano i 10 anni di Enduro World Series, praticamente un album fotografico delle migliori foto di questi ultimi 10 anni, e insieme mi hanno regalato questa mascherina che vado a provare. Ok, ecco qui l'inizio del sentiero. Via! Come vi ho detto, il primo pezzo un po' pedalato. Ha piovuto tutto il weekend, quindi potrebbe essere anche un po' bagnato. Ultima salitella importante. Guardate che spettacolo di qui.
Pioggia, purtroppo c'è da stare attenti, tante pietre in mezzo al sentiero. Bello scorrevole. Sponda e via giù. Adesso pezzo un po' tecnico. Stare attenti adesso, sorpassare la strada. Secondo pezzo di sentiero, due salitine. Pezzo dove si pedala un pochino, stare morbidi sul manubrio. E adesso sinistra, qui se si vuole c'è la chicken line, se no si scende di qui. Scalinone, curva improvvisa, altro pezzo pedalato. Di qui in poi solo discesa, bella tecnica. Stare alti qui. E qui pezzo bello appeso. Stare alti anche qui.
E poi a me piace girare sulla destra e poi giù tutto. E qui sulla destra si salta, pezzo bello scassato. Si entra in un canyon, qui si salta e anche qui. E sinistra per prenderla bene. Ultimo pezzo appeso e via. Si vola verso fine sentiero. E via. Finito. Sentiero spettacolare. Purtroppo oggi un po' distrutto dalle piogge del weekend, ma bellissimo. Praticamente siamo in mezzo alle campagne di Borgo Doneglia e io per ritornare a casa semplicemente andrò a sbucare sulla statale 28, che è la statale che da Imperia porta a Nava in Piemonte. Una volta sbucati sulla statale sono veramente 5 minuti e sono a Imperia di nuovo. Ed eccomi di nuovo qui al porto di Oneglia, Imperia, che spettacolo. Ero qui quando sono partito ed ero qui non erano neanche, secondo me, neanche 50 minuti fa. Che spettacolo.